Signor Perino? Sì. Buonasera, Radio 24, La Zanzara. Pronto? Perenzo. Sì, mi sente? Perino. Pronto? Perino, mi sente? Ah, sì, sì, buonasera. Buonasera, Radio 24, La Zanzara, come sta? Stiamo registrando. A che cosa state registrando? Registrando. Pronto? Scusi? No. Perino, sono Parenzo, ciao, sono venuto a seguire per la 7 anche in Ottava, lì la manifestazione. Sì, sì, sì. Sì. Senta, ma che avete detto oggi? Che è stata un'azione della... poliziesca, che Luca è un eroe, che l'ha fatto cadere la polizia. Come fa a dire una cosa del genere? Ma veramente questo l'ha fatto vedere la polizia, ecco. Cosa l'ha fatto vedere? Perché se cosa? Hai guardato il video sulla 7, hanno fatto vedere il video completo di come si è svolta la cosa. E allora? E si vede benissimo che la polizia gli è corsa dietro su per il palo e lui è caduto. No, scusi un attimo, lei sta dicendo non è che ce l'ha mandato qualcuno sopra il traliccio, ci è andato lui, lo ha detto anche al telefono con Radio Blackout. Ma va? Ma che scoperta! Però lui ha anche detto alla polizia, state giù perché io se no continuo a salire. Vabbè, ho capito però. Ho capito, ma non è che la polizia... Ma senti ragazzo, cerca di capire bene una cosa, eh? Cerca di capire sì. bene una cosa. Sì. Allora, se tiriamo le pietre siamo cattivi, no? Beh, sì. Beh, mi sembra... Se facciamo delle azioni non violente, tipo quella di salire su un palo della luce, che differenza c'è tra quelli che sono saliti sulla gru a Milano? Ma no, scusate, ma nessuno, polizia, nessuno sta dicendo che è un criminale perché è salito sopra il traliccio. Lei ha detto che lo ha fatto cadere la polizia, Perino. Sì, l'ha fatto cadere la polizia perché gli è corso dietro. Lui ha detto non continuate a salire perché se no io continuo a salire e lui è rimasto fulminato. Ho capito, ma la polizia che deve fare? La polizia che deve fare, scusi. La polizia sta sotto perché lui non scappava mica, no? Che problema c'era? Scusi. Ma la polizia ha il diritto di fermare una persona per fare delle verifiche? No, se è che diritto deve avere di fermare una persona? Se io sono su un palo, che cosa pensi che scappi, che voli via? A parte che questa è una sua ricostruzione, il fatto che lui è scappato perché la polizia voleva salire e dopo ha preso la scossa. Perché no, ma scusi, bisogna anche... Fermo che? Fermo, perché non è così, io non ho detto quello, io ho detto che lui è salito sul palo sì. proprio per protestare dallo sgombero della polizia. Allora, la polizia gli è salito dietro per tirarlo giù di brutto, lui ha detto non salite perché sennò io continuo a salire. Ho capito, ecco, ma voglio dire, ma la polizia non è responsabile di quello che sale sul... La polizia certo che è responsabile, cazzo! Ma come fa a essere responsabile? Perché se io vedo uno su un ponte, allora, sentimi bene. Scusi. Se io vedo uno su un ponte che sta per cadere sotto, ma non e questo gli dicono non venire perché cosa fa? Gli vanno addosso lo stesso? No, però scusi Perino, io mi sembra nella telefonata che abbiamo sentito tutti, pochi minuti prima dell'incidente, non mi sembrava particolarmente scosso il signore, che per carità, io spero che sopravviva, è in coma, eccetera, eccetera. Anche voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! Ma che merda e sciacalli, ma come si permette? Roba da matti, guarda. No, bisogna capire che i nervi sono, come dire... Cioè, iene, sciacalli, siete delle merde, ma di che parliamo? Bisogna capire lo stato. Era il signor Perino, perché così si ragiona nel campo NoTav. Io vorrei far capire a chi ci ascolta, signor Perino, Alberto Perino, che dice che la colpa è della polizia che l'ha fatto cadere. Io non credo assolutamente che la colpa sia della polizia, che sia ben chiaro, però posso dire... Richiamatemi il dottor signor Perino, su. Richiamatemi il signor Perino, siete dei sciacalli, delle merde. Il clima di tensione... Avete sentito, sì, avete sentito tutti. Vabbè, avete sentito tutti, adesso non occorre, avete sentito tutti, beh, abbiamo certo, sentito. Certo. Io non sono d'accordo e credo che la polizia questa volta non abbia commesso errori, altre volte le ha commesse, secondo dire, me la polizia. Ma che vuol dire altre volte ha commesso vuol errori? Dire un attimo solo, aspetta, fermo, fermo! Perino? Perino? Non vuole parlare, poi questi non vogliono nemmeno parlare, capito? Cioè dicono delle cose inenarrabili sulla polizia, eccetera, e poi non vogliono parlare. Vabbè, d'accordo, sì, per carità. Non è che li puoi sparare perché non vogliono parlare con noi. Cioè... Com'è che sei però così accondiscendente tu? Perché non sei così, comprensivo, Parenzo? Ma non come sono mai? Comprensivo perché sono a favore della TAV. Odio gli violenti e questi, molti dei NoTav sono dei violenti pericolosi e l'ho detto mille volte perché hanno minacciato anche il dottor Caselli che non può andare a presentare i libri, quindi molti di questi
questi sono violenti, violenti, li ho visti in azione, sono pericolosi e la polizia ha fatto sempre delle opere di contenimento. Questa volta, secondo me, a quanto ho visto, la polizia non ha sbagliato. Dopodiché, siccome c'è un ragazzo di 36 anni in fin di vita che ha sbagliato ad arrampicarsi su un traliccio, che però è in fin di vita, capisco lo stato d'animo di queste persone che in questo momento devono fare i conti anche con una persona in coma farmacologico in attesa di sapere come che la prognosi venga sciolta. Questo è il quadro. Cioè, ma la responsabilità, no? Secondo questi signori, non è mai... Capito? È sempre una questa tesi la responsabilità è se comunque della polizia, perché sta lì. La tesi è questa: siccome la polizia è lì a fare quello che loro non vorrebbero che facesse, cioè proteggere i cantieri, che sono, come dire, cantieri che sono stati decisi non da un dittatore, ma da uno Stato democratico, da un governo, da più governi democratici. Allora, tutto quello che fa la polizia per contenere, poi magari con degli eccessi, per contenere questi qua che vorrebbero occupare e distruggere i cantieri, tutto quello che fa la polizia è comunque un errore. Per cui figuriamoci